Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata odierna di infrastrutture aeroportuali che sappiamo essere strategiche per la crescita occupazionale e per ad esempio il prodotto interno lordo, ma non solo, coinvolge anche comparti come quello industriale, commerciale, quello del turismo, solo per citarne alcuni. In tal senso, ad esempio, lo scalo abruzzese sta potenziando la propria struttura per consentire l'arrivo degli aerei il cargo e capiremo esattamente come si riflette tutto ciò nel tessuto economico regionale e non solo. Ne parliamo insieme agli ospiti che sto per presentarvi in studio. Diamo il benvenuto nuovamente a Umberto Sgambati, vicepresidente vicario di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera. Ancora in studio torna a trovarci Vittorio Catone, che è presidente della Saga. Buonasera a tutti. In collegamento abbiamo Carlo Borgomeo, che è presidente di Assa Aeroporti. Buonasera. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti e quindi noi partiamo qui dal nostro studio con il vicepresidente Sgambati per tentare di inquadrare meglio quanto abbiamo esposto in apertura di puntata, quindi il discorso delle infrastrutture associate con il piano produttivo della nostra regione, ma non solo. A lei, vicepresidente. L'importanza di un aeroporto e di un'infrastruttura come quella aeroportuale, i servizi connessi, sono indiscusse. Immagino che nei ragionamenti, anche nei dati che ci fornirà il Presidente Borgomeo, ma anche il Presidente Catone, ci saranno già una serie di informazioni che spiegheranno bene l'importanza dell'infrastruttura. Io credo che il punto di vista di Confindustria rispetto a quello che è lo stato dell'aeroporto e la sua posizione nell'ambito del ruolo che nell'economia del territorio deve giocare è una fotografia, definirei a doppia faccia, è un quadro piuttosto confuso e in qualche modo contraddittorio. C'è una prima immagine che è senz'altro positiva, è l'immagine dei numeri che oggi l'aeroporto esprime, il record di passeggeri, 800.000 target finalmente superato, ma anche i lavori in corso, l'allungamento della pista, la Summer 24, quindi la stagione annunciata con le nuove rotte, il recupero a cui si sta lavorando alacremente per le rotte di Milano, di Torino, di Palermo, sono tutte informazioni, il master plan a cui si sta lavorando, sono tutte notizie importanti che danno quindi un quadro e una fotografia colorata e particolarmente interessante dell'aeroporto. Ricordiamoci che parliamo comunque di un aeroporto minore che nel nuovo piano nazionale e anche nel lavoro, nell'analisi che fa Nomisma, fa parte, diciamo, della seconda fascia degli aeroporti. Una volta si sarebbe detto aeroporti minori, siamo sotto il milione di passeggeri e non facciamo parte della rete principale degli aeroporti italiani, anche se adesso saremmo stati inseriti, queste sono le indicazioni del nuovo piano nazionale, in una rete centrale, così definita territoriale centrale, di cui fanno parte anche Perugia e Ancona. Ma dicevo, la fotografia un po' meno colorata, un po' più invece in chiaroscuro che traspare anche una non perfetta sinergia, non una vicinanza particolarmente solida dal punto di vista operativo del sistema imprenditoriale e l'aeroporto. Il sistema imprenditoriale vive poco e partecipa poco, colpa sua soprattutto, non tanto della Saga, che invece sta operando bene e per la regione sta gestendo al meglio l'infrastruttura pubblica, che è un'infrastruttura che, come dicevo prima, sta ottenendo dei risultati positivi. Ma i numeri che fa Saga, che fa l'aeroporto, non sono numeri legati, molto legati al sistema imprenditoriale, sono piuttosto numeri che derivano
dalle politiche e dei piani industriali che oggi sugli aeroporti minori fanno le low cost companies. Quindi stiamo ragionando a numeri importanti, ma poco connessi al sistema imprenditoriale. Occorrerebbe fare qualche cosa di più, occorrerebbe che i privati partecipassero più direttamente alla vita, al piano industriale, al piano strategico dell'aeroporto. Io faccio spesso l'esempio dell'interporto d'Abruzzo, che al di là di qualche assonanza è assieme all'aeroporto, assieme al porto, assieme alla rete ferroviaria e autostradale, un asset particolarmente importante della regione e soprattutto del nodo di Pescara, che sta diventando dal punto di vista infrastrutturale veramente particolarmente potente. L'interporto è una realtà che è nata con la pianificazione nazionale a fine degli anni Ottanta, ci ha messo tanto a svilupparsi e a essere realizzata, poi sono arrivati i privati e sono arrivati attorno al 2016, è iniziata la gestione, terminato il lavoro e poi è iniziata la gestione di una piattaforma intermodale particolarmente potente. Oggi i numeri sono quelli che sono lì esposti: 1 milione di tonnellate cargo. Ecco, pensate che l'aeroporto oggi cargo è un traffico praticamente non esistente, ma è arrivato a farne nei tempi d'oro, quando c'erano Poste, UPS, TNT, è arrivato a 12-13 mila tonnellate. Qui stiamo parlando di 1 milione di tonnellate cargo e di numeri particolarmente importanti: sono 10 km di binari per lo scambio intermodale, due piattaforme a 60.000 metri quadrati, 80.000 metri quadrati di magazzini coperti, 40.000 sono le tonnellate di CO2 all'anno che l'aeroporto consente consente di far respirare il nostro ambiente in maniera appunto adeguata, sostenibile, come si dice oggi. Ecco, l'intervento di privati, la presenza di privati, la quotidiana azione che il privato svolge, riesce ovviamente in collaborazione e in rapporto col pubblico, che evidentemente non può rinunciare a dare le regole, a tenere il controllo dell'infrastruttura, dà il risultato giusto, il risultato sperato, il risultato auspicato. Vades mutande, chiaramente qualche cosa del genere si deve arrivare a fare anche con l'aeroporto. Grazie Vicepresidente, esaustiva la sua introduzione all'argomento. Adesso andiamo dal nostro ospite in collegamento, andiamo da Borgomeo per capire esattamente che cosa significa una struttura aeroportuale in rapporto con l'occupazione, in sinergia anche con il tessuto economico delle varie regioni. Ricordiamo che Borgomeo rappresenta l'associazione Confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani. A lei. Sì, mi collego alla riflessione centrale che ha fatto il dottor Sgambati, e cioè lui ha lamentato la mancata, se ho ben interpretato, la mancata percezione da parte degli imprenditori abruzzesi della rilevanza dell'aeroporto. Non posso che condividere, perché quando parliamo nella nostra storia, quando si parla di piccoli aeroporti, diciamo la verità, è stata prevalente una sorta di logica di campanile, l'aeroporto come elemento di prestigio per un territorio. È un approccio sbagliato, comprensibile ma sbagliato. Bisogna che ci sia la percezione da parte di tutti, soprattutto delle forze produttive di un territorio, di che cosa significa un aeroporto in termini di sviluppo. Ora noi, siccome su questo aspetto giravano dati un po' ballerini, abbiamo deciso di dare incarico a Nomisma di fare uno studio molto strutturato. Se facciamo partire la prima slide, sono raggruppati in questa slide gli indicatori che Nomisma ci suggerisce. Allora, l'impatto attuale del trasporto aereo su PIL e occupazione è qui riassunto. L'impatto diretto, cioè il PIL prodotto direttamente dal settore, gli occupati diretti nel settore, sono rispettivamente 12,4 miliardi e 165 mila.
L'impatto indiretto, per impatto indiretto intendiamo l'impatto connesso a quelli che lavorano per l'aeroporto, alle ditte appaltatrici, a quelle che svolgono servizi di fornitura all'aeroporto. Abbiamo 3,1 miliardi di valore aggiunto e 46.000 occupati. L'impatto indotto è l'impatto che deriva dall'aumento della capacità di spesa di quanti lavorano nelle aziende che hanno a che vedere col lavoro del trasporto aereo, 7,4 miliardi di valore aggiunto, 113.000 occupati. L'impatto catalitico invece è l'impatto che si misura guardando agli effetti delle connessioni aeree sui territori, sulla nascita di nuove imprese, sulla espansione del turismo, sul turismo naturalmente anche in una città come Pescara c'è un ragionamento a parte da fare, perché il turismo tira moltissimo ed è un settore che è fortemente interconnesso al trasporto aereo. Quindi in totale ci abbiamo 65 miliardi di valore aggiunto, 1,3 milioni di occupati, 3,8 del PIL italiano, il trasporto aereo. Noi l'abbiamo fatto perché è bene che si sappia che cosa significa il trasporto aereo anche da questo punto di vista. Il trasporto aereo è importante in generale perché corrisponde a una delle esigenze primarie che dobbiamo assecondare: la voglia di mobilità, la voglia di scambi culturali, conoscere il mondo. Il turismo è anche questo, non è solo da calcolare in termini di reddito e di PIL. Il turismo significa anche scambio di culture. E mentre invece, purtroppo, nel dibattito tra le forze politiche e tra le istituzioni, il trasporto aereo negli ultimi tempi è stato visto soprattutto come un pericoloso fattore di inquinamento. Da questo punto di vista sono stati dati anche forniti dati anche un po' troppo enfatizzati. Il trasporto aereo contribuisce in misura minore. Noi stiamo lavorando molto tutti per abbattere le emissioni di CO2, ma questo lavoro che abbiamo affidato a Novisma e che ha avuto un impatto particolarmente significativo certifica che il trasporto aereo è una leva di sviluppo complessivo molto importante. Aggiungerei, e concludo, visto che il dottor Sgambati l'ha richiamato, che il Piano Nazionale degli Aeroporti fa una scelta netta che noi abbiamo condiviso e che abbiamo incoraggiato, e cioè quello di ritenere i piccoli aeroporti una dotazione importantissima di capacità per il nostro sistema. Non è facile costruire un aeroporto, quindi banalmente quelli che ci abbiamo teniamoceli stretti e cerchiamo di valorizzarli. Un modo per valorizzarli, anche questo è stato accennato dal dottor Sgambati e lo sottolineo molto volentieri, un modo di valorizzarli è quello di costituire delle reti, le quali non sono una astrazione. Avere una rete significa avere una capacità negoziale molto forte con i vettori e quindi poter determinare condizioni tariffarie particolarmente interessanti. Grazie Presidente Borgomeo, lei ci ha offerto un quadro molto molto puntuale con tanti spunti di riflessione, con anche dati concreti che ci aiutano a capire come non si può continuare a considerare un aeroporto semplicemente come un fiore all'occhiello senza andare ad indagare su quelle che sono le contingenti caratteristiche associate appunto allo sviluppo territoriale legato ad uno scalo aeroportuale. Quindi questo mi dà la possibilità di andare dal Presidente Catone per capire lo scalo abruzzese, quale momento sta attraversando, quali sono le prospettive, che cosa bisogna far sapere ai passeggeri e ai, perché no, futuri stakeholders interessati alla nostra area. A lei. Grazie, grazie anche dell'invito e devo essere onesto, dopo questo doppio giro sono molto molto contento, perché insomma e anche il nostro operato come management della società aeroportuale volge al termine. Io 3 anni fa diciamo che non conoscevo benissimo questo mondo, quindi potrei anche avere una visione distorta e o distaccata dalla realtà. Dalle parole invece
sia del vicepresidente di Confindustria sia del presidente di Assaeroporti confermano anche ciò che per me è apparso in questi anni e ciò che è anche il mio credo quest'oggi. È assolutamente stravero che abbiamo avvertito un po' di, adesso il termine esatto potrei sbagliare, ma comunque un po' di lontananza da parte del tessuto imprenditoriale abruzzese, ma perché forse realmente non si riesce a percepire qual è la strategicità e l'importanza di un'infrastruttura aeroportuale presente, viva e performante, permettetemi di dire, come quella abruzzese. Il presidente di Assaeroporti l'ha sottolineato, io spesso quando vado in giro mi rendo conto che ci sono realtà anche più importanti, insomma, della realtà pescarese, della realtà abruzzese, che magari o non hanno un aeroporto o lo hanno in grandi difficoltà. Noi abbiamo un aeroporto importante, strategico dal punto di vista commerciale, dal punto di vista turistico, dal punto di vista geografico e ribadisco performante, non solo negli ultimi tre anni dove io ho avuto la possibilità di gestire la società di gestione, ma è un percorso che va avanti da 10-15 anni, che va a coronamento adesso dei 5 interventi master plan più importanti, tra cui l'allungamento della pista e, salvo catastrofi, credo che a fine del 2024 ci vedrà protagonisti sulla realizzazione di tutti gli interventi, quindi l'allungamento della pista che ad oggi probabilmente l'aspetto più importante è quello che sottolineava il presidente Borromeo, ovvero l'abbattimento dei consumi, perché non ci aspettiamo domani mattina con una pista allungata l'arrivo di mega Boeing o di tratte internazionali, ma sicuramente sfrutteremo questi quasi 400 metri di pista in più per migliorare tutti i consumi di natura aeroportuale, che è un tema molto molto importante oggi nel 2024. Non da meno sono i due interventi infrastrutturali sugli hangar, uno per l'ammodernamento di una struttura esistente di scarsi 2000 metri quadri e un altro di circa 1000 metri quadri, una nuova costruzione, che vanno a completare un'area di quasi circa 6000 metri quadri che ad oggi possono essere utilizzati per cargo e logistica, ma credo sono nel posto giusto nel dire che ad oggi abbiamo tutte le carte in regola per poter operare il cargo. Probabilmente, e spero di sbagliarmi, manca la domanda e quindi non avendo la domanda, dopodiché saremo quasi costretti a ricalibrarci, a utilizzare quelle strutture per altri fini. Il primo che mi viene in mente, più importante, è quello relativo alla manutenzione degli aerei, perché ad oggi Pescara comincia a essere una realtà importante, si avvicina al milione di passeggeri, un percorso di crescita costante, e quindi più aumentano le operazioni, più aumentano i passeggeri, più aumenta anche la voglia dei vettori di poter fare manutenzione direttamente nel nostro scalo. Grazie per queste informazioni che mi consentono di andare da Sgambati per capire questo ampliamento, come si va a ripercuotere sul piano economico del nostro territorio. A lei. In apertura dicevo quanto oggi il business plan dell'aeroporto, o meglio i conti dell'aeroporto, dipendano molto da scelte che le compagnie low cost, in particolare Ryanair, che tra le compagnie low cost è la più importante in Italia, non solo in Italia, in tutta Europa. Sappiamo che le compagnie low cost in Italia ricevono contributi dagli enti locali e dalle società di gestione per un totale di 500 milioni, sono numeri importanti che consentono evidentemente alle compagnie di fare una politica commerciale che è una politica evidentemente filtrata, mediata dalla società di gestione della regione, ma è una politica spesso non troppo vicina appunto al mondo imprenditoriale. Le colpe del mondo imprenditoriale sono quelle a cui accennavo prima, un'assenza e una freddezza, un non coinvolgimento, che poi evidentemente significano avere poche rotte business effettivamente utilizzabili. Il tema del cargo è un tema
diverso. Sicuramente l'aeroporto di Pescara non ha una tradizione cargo. Nel piano nazionale, tra l'altro, la funzione cargo è una funzione avvocata e perseguita da Ancona, che sta lavorando da tempo in questo senso. Bisognerà vedere, capire che tipo di azione complementare potrà sviluppare l'aeroporto d'Abruzzo, e comunque si tratta appunto di sinergie, di complementarietà, come diceva prima il Presidente Borgomeo, che vanno studiate, messe a punto, e a quel punto diventa anche una forza di sistema quella che i tre aeroporti, Ancona, Perugia e Pescara, possono portare avanti insieme. Ma Pescara, rispetto agli altri con i quali ad oggi è competitor piuttosto che partner, ha dei vantaggi formidabili. Innanzitutto la rete di collegamenti infrastrutturali di cui può godere l'aeroporto di Pescara non c'era certo l'aeroporto di Ancona, tantomeno quello di Perugia, ma soprattutto la vicinanza di Pescara con Roma, vicinanza che tra l'altro un'autostrada particolarmente performante è una ferrovia che si avvia a diventare ulteriormente performante con il tema dell'alta velocità e della velocizzazione. Pescara ha dei vantaggi formidabili e ha anche la possibilità di collegarsi all'aeroporto di Fiumicino anche grazie alle nuove modalità aeree, nuovi paradigmi aeronautici che la tecnologia ha sviluppato. Oggi quando si parla di aviazione generale, di advanced air mobility e di tutto quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia, parlo di, abbiamo preparato anche delle diapositive, parlo di quello che si sta facendo in Italia, nel mondo, e che sta cambiando completamente la visione dell'aeroporto, sta diventando un'altra cosa. Allora, oggi ragioniamo a un aeroporto del futuro, Pescara e l'aeroporto d'Abruzzo devono guardare a questo modello. La diapositiva che adesso è proiettata riguarda un intervento fatto nel 2006, che Prodi era fatto nel 2006 a Grottaglie, che è diventato un aeroporto di particolare importanza. All'epoca si allungò la pista e ci si preparava ad accogliere il Boeing 787. È un lavoro, diciamo, soprattutto fisico-meccanico, un allungamento della pista, simile a quello che stiamo facendo, mutande e mutande, in questo periodo a Pescara. Eravamo nel 2006, oggi siamo a Grottaglie, stiamo lavorando invece, nella diapositiva successiva, allo spazioporto e quindi a un aeroporto per voli spaziali, ovviamente a decollo e atterraggio orizzontali, che sono la nuova dimensione. Questa è una realtà unica in Europa, almeno nella parte mediterranea dell'Europa. Come vedete sono numeri impressionanti, 1,6 miliardi è l'economia spaziale, aerospaziale in Italia, e ricordiamo che in Abruzzo abbiamo delle realtà particolarmente forti, leader nazionali, e abbiamo anche delle previsioni di investimenti e di crescita del settore particolarmente interessanti. Ecco, quello a cui dobbiamo guardare è proprio l'aeroporto del futuro. C'è la prossima diapositiva che dovrebbe aiutarci, ecco, a vedere quello che succederà nell'ambito di un settore che è quello dell'aviazione generale, che è un qualcosa oggi abbastanza limitato nell'aeroporto di Pescara. Era molto più vivace, molto più dinamico prima del 2000, prima dell'arrivo delle low cost companies, dove l'iniziativa imprenditoriale effettivamente aveva già, per esempio parliamo del 1983, generato una compagnia che poi ha dato origine successivamente ad Air One, che era una compagnia di aerotaxi e manutenzione, parliamo appunto della bellezza di 40 anni fa. Ma sono adesso attività nell'ambito appunto dell'aviazione generale che ripartiranno, e partiranno anche con nuove logiche, nuove tecnologie, nuove capacità, quindi di nuovi aeromobili e nuovi aerei, decollo verticale, elettrici o ibridi e poi idrogeno, che consentiranno dei collegamenti di tipo micro, non solo a scala macro, e pensare a un collegamento con Fiumicino è effettivamente ancora migliore di quello che già la gomma oggi consente, è gomma più
ITC consentirebbe già oggi di imbarcare a Fiumicino e di pensare quindi di utilizzare meglio Fiumicino piuttosto che far diventare il nostro aeroporto una piccola Fiumicino. Ecco, dobbiamo ragionare in una logica di rete, di sinergie e sfruttare al meglio quello che oggi la tecnologia ci offre, oltre alle capacità imprenditoriali che sicuramente non ci mancano. Senz'altro, Sgambati ci ha proposto un quadro futuristico ma decisamente già percorribile, e con queste considerazioni vado dal Presidente Borgomeo in collegamento per tentare di capire qual è il contesto in cui oggi operano gli aeroporti. So che ha anche la possibilità di prospettarci qualche best practice. 2 minuti e mezzo, perché siamo andati lunghi con i tempi, quindi a lei, Borgomeo. Dunque, se devo, facciamo andare alla seconda slide, che sostanzialmente conferma da un altro angolo di visuale i dati sull'impatto che ho richiamato con la prima slide. Qui si parla dell'indice di connettività, si aumenta del 10% agli effetti che vedete, più 0,4 di valore aggiunto, più 2,9 occupati, più 10 esportazioni, più 17 arrivi turistici. Per ogni milione di unità di passeggeri ci sono 552 nuovi posti di lavoro in ambito aeroportuale, non dipendenti della società che gestisce l'aeroporto, ma in ambito aeroportuale, e 6.000 occupati in più nell'economia nazionale. Se io devo citare una best practice, mi dispiace, diciamo, citare il mio aeroporto, ma sono diciamo, lo faccio volentieri, perché l'aeroporto di Napoli è una delle dimostrazioni più clamorose dell'intreccio tra trasporto aereo e turismo, ed è anche una dimostrazione del valore delle reti, perché negli ultimi anni la GESA, che è società gestore, la società gestrice di Napoli, ha anche acquisito la gestione dell'aeroporto di Salerno, che prima, diciamo, un po' languiva, e questa modalità di intervento ha dimostrato tutta la sua potenzialità. Volevo fare due osservazioni su due argomenti che sono stati trattati ora, che sono il cargo e la intermodalità. Allora, per quanto riguarda il cargo, io non ho nessun titolo per fare classifiche e indicare preferenze, però oggettivamente, dalle cose che conosco e che ho sentito ribadite oggi pomeriggio, su questo versante Pescara ha un vantaggio competitivo piuttosto consistente, che è l'interporto. Ora, anche nel piano nazionale degli aeroporti, quando si parla di cargo in senso stretto, perché poi ci sono le attività, i courier e altre cose che possono essere, diciamo, che sono modalità di utilizzazione del trasporto aereo, non cargo tradizionale, ma il cargo ha queste caratteristiche, che è naturalmente concentrato in grossi poli. In Italia il 60% del cargo lo fa Malpensa e il 25-30% lo fa Fiumicino. Ciò nonostante, c'è un enorme spazio, perché vi do soltanto un dato: oggi il cargo nazionale tratta 181.000 tonnellate, si calcola che ci sono da recuperare 300.000 tonnellate di cosiddetto aviocamionabile, cioè di merci che vanno sui camion, sulla gomma, perché l'offerta di cargo nel sistema aeroportuale è ancora insufficiente. Ed uno dei pass più importanti è appunto la sinergia, l'intreccio con le altre forme di trasporto. Quindi avere un interporto, diciamo, può essere un elemento di grande attenzione. Il secondo, che ha a che vedere anche con la prospettazione un po' avveniristica, ma molto realistica, fatta da Sgambati sul futuro. Velocemente, Presidente, che siamo in conclusione, velocemente, la prego, grazie. Fare bene i conti con le diverse forme di interconnessione, non solo gli aerei a sviluppo verticale, a decollo verticale, ma tener conto di che cosa significa intermodalità col sistema ferroviario. Questo per un aeroporto come Pescara è decisivo.
Grazie Presidente, torniamo qui in studio velocemente perché devo assolutamente dare la possibilità al Presidente Catone di fare un riassunto relativamente al ruolo dell'aeroporto in sinergia con la classe imprenditoriale di cui abbiamo tanto parlato. Come si possono incentivare questi rapporti? Appena un minuto. Cerco di essere sintetico e anche costruttivo perché fondamentalmente le sfide del futuro sono queste, intermodalità e quello che ha appena detto il Presidente Borgomeo è stravero, però anche lì ci giochiamo una partita importante perché si sta per vedere la luce, insomma, il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma con una fermata proprio nelle adiacenze aeroportuali. E lo sviluppo aeroportuale andrà nella direzione sicuramente di una nuova frontiera che è quella dell'aeromobilità in maniera verticale e anche lì ci giochiamo una partita importante perché l'infrastruttura c'è a disposizione, l'infrastruttura cresce dal punto di vista del traffico passeggeri ed è innegabile, l'infrastruttura avrà 5 interventi molto importanti di oltre 15 milioni di euro che nel 2024 ci andranno a compimento e quindi abbiamo anche questa possibilità. Oggi che cosa dovremmo fare secondo me, anche sintetizzando un po' gli interventi di tutti? Intanto il piano nazionale e le reti aeroportuali sono strafondamentali e noi ci giochiamo una partita molto importante, secondo me un passo avanti anche ad altre realtà importanti, quindi ben vengano le reti d'impresa perché ci danno modo di essere molto più competitive sul mercato sotto tutti i punti di vista e ben venga anche la presenza dei privati. Vado a concludere sperando che diciamo in questa nuova fase che vedrà protagonista la Regione Abruzzo con un nuovo mandato al Presidente Marsiglio, si possa iniziare a ragionare con una compartecipazione dei privati, perché io lo dico francamente, secondo me con la gestione al 99% pubblica siamo andati anche un po' oltre le nostre capacità. Per cui il piano industriale per il prossimo quinquennio la saga lo sta rifacendo di concerto con la Regione e si approverà sempre nel 2024. Io credo che sia molto molto importante una compartecipazione dei privati che aiutano a gestire meglio e in maniera un po' più imprenditoriale di quella che è avvenuta fino ad oggi l'intera società di gestione aeroportuale. Questo è il momento storico adatto per poter fare una scelta coraggiosa del genere. Io credo che l'Abruzzo sia dal punto di vista politico e dal punto di vista imprenditoriale ha tutte le carte in regola per poter andare in questa direzione. La ringrazio per la sintesi, siamo giunti come avete capito al termine della nostra trasmissione, veramente molto ricca e quindi non mi resta che salutare i nostri ospiti, ringrazio il vicepresidente Sgambati, grazie, ringrazio ancora il presidente Catone. Grazie a voi. Vado in collegamento per ringraziare vivamente il presidente Borgomeo. Grazie a voi. Per la parte tecnica i ringraziamenti vanno ad Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata.